Allora, sapevamo già che oggi era un po' una giornata di M. Aspettate che ti porta via l'ombrellino, eh. Sotto una bella pioggia battente. No, siamo tornati indietro, ragazzi, perché è veramente una giornata del cavolo oggi. Guarda, veramente del cavolo. Un'acqua così neanche in Irlanda. Acqua, vento, ci eravamo mezzati, veramente mezzati. Oggi, ragazzi, è il 14 di febbraio, quindi buon San Valentino, anche se voi questo video qui magari lo vedete il 14 d'aprile, però insomma, buon San Valentino. Buon San Valentino a tutti. In ritardo, perché ragazzi, inevitabilmente lavoriamo un po' in ritardo. Allora, qua il campeggio, vi dico la verità, non è male, non è male. I bagni sono puliti, si sta abbastanza bene. Come si sta? Zampetta. Bravo. Tutto. Buono lo yogurt. Vai, è tuo. Noi ci siamo imbanditi il tavolo per la colazione. Ovviamente, ragazzi, vi assicuro che il sole quando esce è veramente caldo. Quindi facciamo colazione e con tutta calma ci dirigiamo verso il centro di Porto e a recuperare il mangiare del direttor Gianghetti qua. Giango, senti un po' qui, mi dire un po' che si aspetta il tuo mangiare. Te l'aspetti anche ora a mangiare, vero? Dire un po'. Che oggi ti arrivano le crocchette a te. Ma le crocchette? Lui le crocchette pensa di mangiarle ora. Comunque ieri, ragazzi, non ho filmato perché vabbè, eravamo zuppi, una roba, eh. Ma siamo andati a mangiare fuori in questo posto e abbiamo assaggiato un piatto tipico di qui del posto che si chiama la francesigna. Non ho filmato, vi dico la verità, anche perché mi sembra che siano un po' ostili al fatto del filmare all'interno dei locali, delle attività, quindi no, sai, mi hanno già brontolato un par di volte qui in Portogallo e quindi ieri ho evitato, poi vabbè, vi ripeto, eravamo completamente zuppi, robe, ci giravano anche un po' le scatole, vi dico la verità. E comunque, per farvela breve, questa francesigna non è male. No. È tanta roba. Mamma mia, ragazzi. Guarda che limousine. Sì, c'è anche la limousine oggi. Per persone importanti. E... è il mio regalo di San Valentino. No, ma scoperto. E comunque vi dicevo, ragazzi, questa francesigna è una bomba a mano. Cioè, praticamente sì. È un... è un panino. Enorme. Enorme. Bello grosso, così. Con all'interno la carne... la salsiccia, la loro salsiccia, il chorizo praticamente, le uova, e vari tipi di carne, è tutto fatto tipo fritto, poi con un formaggio sopra tutto fuso e una salsa al pomodoro. Sì, sotto. Praticamente mangi quello e per una settimana sei a posto, come fare. Ragazzi, oggi esageriamo, guardate dove vi stiamo portando. Siamo tornati sul Monte Bianco all'inizio del viaggio su Unovovia. Questa è proprio la classica Unovovia che si trova anche in montagna e vi va a fare il pezzettino praticamente dalla parte giù qua dove ci sono poi fra l'altro tutte le principali enoteche per fare il tour per vedere dove, come si fa il porto, fino in cima al Ponte Vecchio. Portandoci fino in cima al Ponte Vecchio possiamo camminare sulla vetta del ponte e andare dalla parte di là dove poi dopo c'è il centro storico di Porto. Guiding me to where my
stars are true. I've waited a million years before, and I'd do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel, with you I feel something. A chi somiglia? Provate a indovinare. Stiamo salendo questa scala per andare a uno dei mirador più famosi della città, che si chiama Miradouro do Vitória. Bene ragazzi, dopo questi scorci della città di Porto, noi adesso ci facciamo una mezz'oretta di camminata in direzione nord-ovest della città, dove abita Luca, che ci ha appena comunicato che è arrivato il mangiare del direttore. E vai! Quindi andiamo a ritirare la croquetas, che ragazzi, sembrerà una cavolata, ma vi posso assicurare che se il cane mangia solo quelle crocchette lì, mangia solo quelle lì. Ora poi chi c'ha un cane può capire. Poi più che altro magari Django l'abbiamo un po' stravolto la vita. Un pochino. Però dai, è bravo e bisogna accontentarlo. Crocchette recuperate e il mio chauffeur le sta portando. Ragazzi, tanto spero che Luca guardi il video, lo ringraziamo tantissimo. Grazie Luca. Adesso abbiamo chiamato Uber. Ora, neanche per chi ci vede. Sì, Porto e crocchette. Porto e crocchette, ma questi lì che fanno stasera? Aperitivone. Ragazzi, buongiorno. Stamani siamo stati un po' indaffarati, abbiamo lasciato il campeggio, dovevamo sistemare un po' di cose, gabinetti, robe. Quindi abbiamo fatto tutte le nostre commissioni a Porto per poter continuare il nostro viaggio in Portogallo e adesso la direzione è verso Aveiro, che la chiamano la Venezia del Portogallo, quindi andremo a fare un salto lì. E poi ci butteremo sulla spiaggia, sempre scendendo sulla costa oceanica. Abbiamo fatto questi 60 km che ci hanno portato ad Aveiro. Vi dico, la strada non è stata niente di entusiasmante, anzi, abbiamo provato a stare fuori anche dall'autostrada, ma niente di particolare, quindi proprio giusto di trasferimento. Possiamo chiamarla prima somiglianza, è questo canale che attraversa tutto il centro della città, che si chiama Canal do Coio, e ovviamente come vedete si vedono già le prime gondole. Ora, così a primo diciamo vista, paragonarla a Venezia mi sembra un po' eccessivo, però insomma sicuramente è carina. Diciamo che hanno realmente riprodotto il business della gondola, eh? Senti qua. È tutto un avanti e indietro di gondole, ne saranno già passate 30. Adesso torniamo alla macchina, mangiamo qualcosa e poi ci dirigiamo verso Praia de Mira, che è sulla spiaggia dove credo che poi passeremo la notte. E c'è un piccolo percorso che forse proviamo a fare,
che è un piccolo percorso sterrato sull'arena, saranno una ventina di chilometri. Siamo arrivati a Praia d'Acostina, abbiamo cercato una spiaggia, vediamo un attimino, mezza alla pineta sembrerebbe, quindi c'è da fare un pezzettino a piedi credo per arrivare. C'è stata una strada un po' bruttina proprio a livello di dossi, non era asfaltata, ci stavano lavorando, però niente di che, vero pilota? Sì, sì, tranquilla, a parte quest'ultimo pezzettino che a volte c'è un po' di sabbia, ma insomma niente di particolare, ecco. Adesso andiamo a posizionarci. Allora ragazzi, vedete, c'è questa pista di sabbia che siamo un po' incuriositi. Io non vi dico la pura verità, non ho assolutamente nessun tipo di problema a nasconderlo. Io non ho assolutamente esperienza in fuoristrada, cioè con un fuoristrada così. Io ho avuto esperienza in queste strade qui fatte con la moto, che ogni 3x2 era in terra e va bene così. Con la macchina non ho mai provato, vi dico la verità. Tanto stanotte dormiamo là e domani ci facciamo questo ultimo pezzo tutto su questa pista di sabbia. Vediamo un attimino che tipo di comportamento ha. Speriamo di non rimanere piantati, o comunque sia sarà tutta esperienza, ecco, diciamo, tutta esperienza che comunque va fatta se uno vuol viaggiare con un veicolo del genere. E adesso andiamo a vedere com'è l'oceano. Ragazzi, buongiorno. Stamattina ci siamo svegliati e sta veramente piovendo, proprio sembrava l'Irlanda, eravamo proprio con quella pioggerellina fine. Quindi ragazzi, adesso come tutte le mattine sistemiamo il tutto, prepariamo la pressione ai pneumatici perché ovviamente vanno sgonfiati, adesso proverò a sgonfiarli ad 1.2 e vediamo come si comportano sulla sabbia. Di solito la pressione è quella, va sugli 1.2, una roba del genere. Io non me la sento di sgonfiare sotto quella cifra lì perché comunque sia la macchina è pesante e magari uno dopo se no rischia di stallonare la gomma e di far uscire la gomma dal cerchio, in sostanza, se è troppo sgonfia con il peso della macchina. Per chi ancora non aveva visto, io utilizzo queste valvoline qua che sono molto semplici, le metti nella gomma e te le porta, diciamo, tutte intorno agli 1.5, una roba del genere. Poi dopo da lì uno se le può regolare con il manometro, perché se ti metti lì a sgonfiarle tutte e quattro con il manometro, gomme grosse così, ci stai mezz'ora solo per sgonfiarle.
ragazzi, stiamo provando e boh, mi sembra che la macchina vada molto bene, anche la pressione delle gomme, sono in terza ridotta con il blocco del differenziale, solo quello centrale inserito, che per chi non lo sapesse, il blocco del differenziale del Defender, il centrale, si può inserire anche in marcia, basta essere con le gomme completamente dritte. Fine del percorso del tratto di sabbia e devo dire che secondo me è andato piuttosto bene. Ora sentiamo il pilota. Ma sì ragazzi, cioè alla fine, come vi dicevo, è più quasi un limite nostro, no? C'è stato un paio di punti dove la sabbia era un po' più alta, è bastato leggermente dare un po' più di gas, non tanto, perché ovviamente sulla sabbia ci vuole una guida un po' fluida, no? Non ci vuole una guida cattiva a far scavare le ruote, però la macchina secondo me si è comportata benissimo. Adesso, come alla fine di ogni sterrato, adesso di più perché le gomme sono veramente sgonfie, dobbiamo rigonfiare il tutto perché siamo tornati sull'asfalto. Ovviamente ragazzi, accessorio immancabile, il compressore su un fuoristrada ci vuole, noi l'abbiamo incassato qua nella nostra parte dell'impianto elettrico, è questo qui. Ovviamente se non avete tanta corrente o tanta energia elettrica, fate questi movimenti ovviamente con il motore acceso. Noi vabbè, abbiamo batterie abbastanza potenti e poi comunque sia siamo in viaggio, quindi anche se mi si scaricano un po' adesso, nel gonfiare le gomme non c'è nessun problema. Ma che ti sei fatto male? All'altro non sappiamo come. Fammi vedere. Vero? Ragazzi, molto 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 strano, ho trovato il gasolio a 1,569 e 1,599, quindi 1,6 metti il gasolio, quello meglio diciamo, non male per il Portogallo, perché l'ho trovato anche a 1,9, 1,8, quindi qua è buono. Bene, allora, spesa finita con 3 bottiglie di vino, abbiamo preso, quindi c'erano circa 15 euro di vino. Sì, anche di più perché 18. Venivano una 8 e due da 6 euro. Sì, una ventina di euro di vino e abbiamo preso la diavolina, abbiamo preso 6 bottiglie d'acqua e tutto quanto. La carne, abbiamo speso 95 euro, quindi diciamo siamo in linea. Sì, la Lidl è più economica. Exactly.